Ragazzi, bentornati di nuovo sul mio canale. Come state? È da tantissimo, lo so che non ho più registrato un video. Mi dispiace, ma diciamo che senza trovare scuse, sono abbastanza impegnato in questo periodo. Quindi, quelle poche volte in cui non ho impegni o un momentino libero, mi piace passarlo veramente nel relax più assoluto. Detto questo, spero di tornare a breve come prima, quindi con una valanga di idee solo per voi, video, recensioni, trucco, tutto quello che volete. E niente, oggi sono qui per mostrarvi il mio piccolo acquisto che ho fatto per la prima volta sul sito di Shein. Diciamo che da quando ho scaricato l'app, da quando ho iniziato a curiosare nel loro sito, comprerei ogni giorno. Ogni giorno metto cose nel carrello così giusto per, metti caso, quando ci saranno gli sconti, ok, ne approfitterò. E detto questo, vi faccio vedere quello che ho ordinato, quello che mi è arrivato e niente. Prima però vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto, di attivare la campanellina in modo da ricevere le notifiche ogni qualvolta che pubblico un video, di mettere un like a questo video se vi è piaciuto e commentare qui sotto tutto quello che vorrete. Alle mie spalle già trovate l'ambiente natalizio perché Natale è alle porte, evviva! E quindi niente, partiamo subito con il video. Allora, Shein diciamo che impacchetta tutto davvero alla perfezione. Ho trovato tutto dentro dei sacchetti del genere, che poi sono molto pratici perché li potete riutilizzare, perché ha questo meccanismo di chiusura, se vedete, ed è molto pratico per, non so, io tipo lo uso sicuramente per sistemare i maglioni di lana finita la stagione invernale. Li ripongo qua dentro, chiudo, così li ho ben sigillati, ben messi a posto e nell'armadio e via. Allora, ho comprato cose che mi piacciono davvero tantissimo, sono rimasta super soddisfatta. E allora, ce l'ho un po' lontano. Partiamo subito con secondo me il pezzo più figo, più forte che c'è, ed è questa giacca vestitino con le frange, cioè è meraviglioso. Cioè io lo adoro davvero. Credevo fosse un po' più lungo, sinceramente. In realtà è davvero molto raso quello che non si può vedere, però è molto bello. Ve lo faccio vedere indossato, ovviamente. Vedete, è nero, ha questo dettaglio dei bottoni in oro ed è super figo. Secondo me si può utilizzare sia sopra un pantalone o come vestito semplicemente, anche che magari con un paio di calze forse fa meno scosciata, ecco. Però è davvero bellissimo, poi con questo dettaglio dell'oro è top. Allora, vedete, questo è il vestito. Sono bellissimi i dettagli questi qui dei due bottoni. Adesso ve li faccio vedere un po' più da vicino. Sono davvero belli. La scollatura è questa, io adesso la canotiera, quindi rimane così. Molto bello anche questo, anche con un effetto di vedo non vedo del reggiseno, secondo me è un bel effetto. Queste sono le frange, stupende. L'unico dettaglio, vedete, è che è molto corto e dovrei aggiungere un bottone qui per chiudere, perché gli unici bottoni sono questi qui in vita. Quindi, ecco, il mio problema è quello di metterne almeno due, secondo me, anche a pressione, in modo che siamo sicure che rimane chiuso. E questo quindi è il vestito. A me piace davvero moltissimo. È davvero bello, bello. Altro articolo che veramente ero super indecisa tra un'altra cosa, ho optato per questo bel cappottone mega oversize, un modello un po' oversize, rosso rosso, ha questo peluscetto così, io lo chiamo tipo mo' di pecorella, non so sinceramente come si possa definire questo tipo di
di peluche, perché alla fine questo è. E, è molto lungo, è oversize e anche questo ve lo faccio vedere addosso così capite meglio, però mi piaceva avere un cappotto rosso. Sì, d'inverno mi sbatto un po' perché vedete, appena me l'ho appoggiato sembra ancora un po' più bianca sul volto, però mi piaceva troppo, è troppo bello. In realtà anche questo effetto di troppo pallore non mi dispiace, alla fine ci sta. E è davvero molto bello, cioè a me piace un sacco, sono rimasta davvero super colpita. L'ho pagato una trentina di euro se non sbaglio, quindi davvero, davvero poco in realtà. Allora, questo invece è il cappotto, vedete, è molto oversize, però secondo me è bellissimo, cioè veramente un tocco di colore in questo inverno grigio, è molto carino. Ve lo faccio vedere nel dettaglio, vedete, ha le chiusure qui, due tasche. Molto bello, arriva fin sotto il ginocchio. Però a me piace un sacco. Poi tiene abbastanza caldo, sinceramente, quindi sì, è perfetto per 30 euro, cioè ci stava tutti. Assolutamente sì. Il vestito l'ho pagato 20 e poi ho preso degli accessori che sicuramente anche voi avete già visto su Instagram, non sono sicura. Che sono questi orecchini qui. Sono spopolati, penso, da settembre o da settembre. Ottobre, ma mi sa che già da settembre sono spopolati su Instagram, li abbiamo visti perché Zara l'ha tirati fuori. Non so da chi li abbia copiati, non sono sicura se li abbia copiati, ma secondo me da qualcuno l'ha presi. E sono questi bellissimi orecchini, fanno un effetto allucinante, sono davvero bellissimi e niente, poco vistosi, però vanno molto di moda questo tipo di orecchino molto pesante, molto importante, e cioè anche vestite banalmente con questo orecchino fa subito già gran figo. E niente, questi li ho pagati 3 euro se non sbaglio, quindi pochissimo, davvero. Non sono troppo pesanti addosso, li sentite dopo un po', però ecco, è quel pesante sopportabili. Poi, altro orecchino che davvero mi sono piaciuti tantissimo. Sono questi qui, con questa fantasia, con questo insetto e questa perla, molto, molto carini. Mi piacciono davvero tanto. Ci sta, non so, questa moda degli insetti mi piace particolarmente, non è male come cosa. Questi l'ho pagati 2 euro, 3 euro se non sbaglio, anche questi, cioè pochissimo davvero. Ci sono accessori che fanno il loro effetto, non è che dici sono leggeri o chissà che cosa, cioè veramente fanno il loro effetto. Secondo me anche gli accessori di Zara, cioè i materiali sono quelli, ragazzi, effettivamente, cioè dobbiamo farci due domande. I materiali sono quelli, secondo me. Pesanti sono pesanti, non sono quegli orecchini leggeri che dite, ma si sente che è plastica o si sente che sono cavolate. Questi in realtà invece veramente fanno il loro effetto, hanno la loro giusta materiale, quindi non sono né troppo scarsi né pregiati, ovviamente, ma per 2-3 euro, oh, una volta rovinati, una volta persi, una volta rotti, amen. E ne potete cambiare fino veramente allo sfinimento, e sono alla portata di tutti, perciò. Quindi, ragazze, non abbiamo milioni, non abbiamo grandi possibilità, arrangiamoci su siti di questo genere. Vengono sicuramente dalla Cina, amen. Oramai cos'è che non viene da lì? Quindi facciamoci una ragione, non siamo ipocriti e niente. Ognuno ha la possibilità di essere fashion e carina e sfiziosa anche con pochissimo. Quindi rincuoratevi, lo faccio anch'io. Ultimo paio di orecchini che ancora non l'ho nemmeno tirati fuori e li tiro fuori adesso per farveli vedere. Sì, vengono dalla Cina. Chi se ne frega? Sono figli uguali.
Sono questi orecchini qui, in stile un po' bambù, vedete? Mi piaceva molto. Dalla foto pensavo fossero un po' più piccoli, sinceramente, ma in realtà sono molto grandi, ma questi sono leggerissimi, non pesano, cosa che quando l'orecchino comincia a pesare dà molto fastidio, non lo portate mai. Ne ho molti belli, bellissimi, ma che non riesco a portarli perché mi dà proprio fastidio e mi fa un gran male. Questi invece sono molto leggeri, carini, poi ha questo effetto dell'oro che veramente, non so, io credo che gli accessori oro facciano una grande, facciano un grande effetto chicchettoni e quindi è molto bello. Questi l'ho pagati 2 euro, questi sono sicura, proprio, proprio belli. Poi, ultimo pezzo, ma non brutto. Ho preso questa borsina qui, molto carina, anche questa è quel formato cicchettone simile alla Chanel ovviamente. Il materiale non è niente male, è un simil pelle abbastanza tosto, non è quella plasticona assolutamente. Ha la tracolla più lunga, io l'ho avvolta sotto in modo che rimane un po' più cortina l'effetto e mi piaceva. Questa l'ho pagata 12 euro se non sbaglio ed è molto molto carina. Non è grandissima, però fa il suo effetto. Ecco perché vedete, questi accessori un po' più chicchettoni, un po' più classici, abbinati per esempio a quel cappotto che vi ho fatto vedere prima che cade molto grande, che è oversize, quindi vi nasconde un po' tutta, diciamo così, il vostro aspetto femminile, questi accessori fanno sì che la vostra femminilità, il vostro corpo venga in qualche modo tirato fuori, che emerge. E, quindi che sia un bel rossetto, che sia un bel trucco, o che siano semplicemente anche già degli orecchini, una bella acconciatura, i capelli sistemati, o borse sull'aspetto, sulla forma più classica, vi danno quell'effetto, vi riconferiscono quello chic, quella femminilità che può nascondervi un cappotto grosso. Quindi fateci caso e provate a fare questo giochetto. Vedete, indossate, non so, tuta, scarpe da tennis, e siete un po' sciallate addosso con questi cappottoni. Vedete la differenza? Guardatevi allo specchio e vedetevi come vi sentite più che altro. Invece, già vi pettinate un po' meglio, o vi truccate già un po' di più, o semplicemente vi addobbate con questi accessori, un orecchino o questa borsina, anche già lasciando perdere i tacchi, vedetevi allo specchio e sentirete la differenza. Datevi retta, la sentirete come. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video haul di Shein vi sia piaciuto. Io ve lo consiglio. I prodotti arrivano dopo 2 settimane buone. Quindi ecco, non aspettatevi una consegna rapidissima, come siamo ormai abituati. Anche perché comunque viene da davvero molto lontano. Quindi ve lo consiglio perché i materiali alla fine non sono così scadenti. I prodotti ve li trovate veramente impacchettati benissimo. Molto gentili, vi rispondono e tutto se ci sono dei problemi. I prezzi sono davvero ottimi e che dire, mettete un like a questo video e ci sentiamo la prossima volta. Ciao!